studio, no? A sapere che c'era il mio mondo qua dentro. Allora io cosa qua? Cosa qua? Bravissima. E adesso guardami. Ho preso la carta! Ascolta, è il mio corpo. Licenziato. Che forte, Mirko, sei un mito. Allora ragazzi, adesso dopo torno, Ciao carissimo! Come stai? È con voi, no? È lui! L'amore sfocio! Allora, no, dove andate? Mi scappate già? Che peccato, dove c'è l'immenso? Perché se non è il mio marito, come riesco ad ancora? Hai visto? Visto? I maghi dicono che non le loro, sa? Ok, ascoltami benissimo. Ascoltami benissimo. E dico, ti dico una cosa puramente personale. Sì, il numero del conto qua. Allora, ascoltami qua, dico male. Pensa nel modello, ce l'hai? Ti piace la carta? È nera, per caso? Che se tu sei qui, pare? Va bene, è impossibile. Però, è anche bello rischiare, giusto? Così mi cartello solo tu mi dici sei qua nel mazzo, giusto? E la cosa bella che chiaramente sei sopra con il mazzo, giusto? È interessante, è perché sono un tale, perché se ci fosse stata una manipolazione puoi pensare che io mi insegni che ci fosse. Ma attenzione, io non sei qua, io lascio così, sono, ma sta poco, sono lì. Salve, vi spiego come faccio, Quando io vedo una carta, tipo questa, basta poco, e cambio, perché sono carte fresche. No, adesso quasi è una cosa. Allora, prendi la carta, come vuoi. Fai la Stefano, ok? Metti la carta, te la ricordi? Metti qui con la carta, ok? E tutto chiuso, giusto? Ora chiaramente sarà dentro da qualche parte, no? Adesso questa volta abbiamo l'esperimento originale, se posso, guardate attentamente, se riesce pazienza, no? Datemi quattro possibilità, ok? Perché secondo me è o il 10 di carte, o il 4 di fuori, o l'8 di fuori, o l'asso di fiori. Per questo c'è? È un errore. C'è? Ok, quindi 1, 2, 3, 4, tieni così le 4 carte. Quella della mia vuoi per te, dillo. 8 di qua, 8 di qua, confermo, giusto? Io prendo 8 di qua e te lo devo mancare. Io ci prendo la merda, giusto? Voglio guardare, se la prendo, giusto? Tu mi dillo di più, se c'è la vuoi, non c'è la se non viene la mano, giusto? Ok, apri. E se funziona, ma la mia vita, è interessante. Quindi c'è la mano, tu non puoi. Allora io prendo così. La spalla, ok, prendo così e mi si sono detto, si è visto qualcosa? No, ma la cosa interessante è che è venuta al mondo di girare. Però aspetta, sai cosa? C'è una cosa interessante, tu sei bravo in matematica? No, perché poi dopo una schiappa totale, però devi fare una cosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carte, giusto? Allora, se togli una carta, giusto? Dico, quante no adesso? Più qua ci arriviamo a 5, giusto? Se io tolgo una ne ho. Ci sono. Se io prendo una invisibile, quante ne ho? Adesso la prendo su 4 e adesso. Se io prendo un'altra invisibile ne ho? 4 e qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aspetta. Allora, io ne tolgo una e due. Quante ne ho adesso? Allora ancora 4 e quanto ne ho? 2. No, mi tolgo una, quanto ne ho? Avrei una, ma... 1, 2, 3, 4. Niente, allora, facciamo così. Io prendo altre due carte, giusto? Ok, quante ne ho adesso? 4. Se tolgo una, quante ne ho? 1, 2, 3, 4. Allora, ne prendo una, quante ne ho adesso? Ma dico ancora 4, dai. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ascolta, ne tolgo. Aspetta, non puoi fare quelle banconote per piacere a me. Esatto, è proprio silenziato. Ok, io ne tolgo 3. Quante ne ho adesso? 4 meno 3, dai. Quante? Se ne prendo una e ne prendo due, quante ne ho adesso?
buttiamo su 7, via, dai. 4. No, 5, hai sbagliato. Ok, ne prendo un'altra e prendo l'ultima così. Quante no adesso? Qual è definitivo, vai. 4. Mi consiglio. Allora. No, allora facciamo così. Facciamo una cosa scelta, vero? Scelta. Buono microfono, Mirko. La pagnotta stasera. Ok. Vedi che ho fatto male così? Ora guarda, la faccio vedere. No, non ci siamo, non ci siamo. Scusate, signori, ma fa parte del gioco. Allora, attenzione, sì. La cosa incredibile è che le carte che sono uscite e ti hanno dipinto la carta, c'è un'altra carta, sono delle carte completamente casuali, ci sei. Ma il destino ha voluto 2-9 insieme, ci sei, e non solo 7, 8 e 9. Siamo delle carte strane, no? E addirittura 7, 8, 9. Sono tre carte, c'è una volta che si può giocare con due fasi, ma attenzione, se adesso io ti chiedessi, Stefano, e concedo di fare cosa costa, tu stesso pensa di una, quella che ce l'hai, quella che ce l'hai, dimmi su, io lo ce l'hai, dimmi, di fuori, io culpo esattamente la sorella della tua carta, che cerca di fare, e questo è brutale, se parlo, ma la tua carta deve essere dentro, giusto? Giusto? Poi, non lo vuoi cambiare? No? Okay. Io ti lascio la mazza così. Dimmi il numero. 14. Perché si gioca? Non ci deve venire 18, 25, 2. Cinque, sei, però non è finito. La prima carta era il destino. Però, grazie di cuore, gentilissima, non so se con voi, però ci voglio una cosa. La bomba come andrò a fare. Ok, allora, se io mi aggiungo una carta, faccio un esempio su preciso, ok? Cos'è? 6 di si porta in 10, giusto? Ora ti chiedo, in questo mazzo tocca una carta, mi porti in 10 e 7, tocca una carta quella che ho libero. Ok, non fatto pensare. Cioè la carta non fatto pensare. Ok. 2. Che destino? Hai scelto due, quante carte ho sul mazzo? Ma perché? Perché quando ci sono le varie filologiche di scrivere, state seguendo, ora, la carta è vero, giusto? La vuoi cambiare? No? Ok, quindi questa è la carta che serve a stare, giusto? Ma adesso è la io prendo le carte e le donne mi sono attenti, giusto? Non pensare, sia male, ok? Si vede, giusto? Adesso, di tutte queste carte completamente mescolate, ok? Ci deve essere un catalogo, giusto? E ci sarà, l'avrei visto come fa, scorrendo ci deve essere forza, no? L'hai visto? Ok. Adesso, che si parla? Vabbè, così è la tua fase. Mentre non so, in modo che non posso sfidare con me, ok? No, dimmi se non faccio tutto, vai, quello c'è, no? Prima, seconda, terza, quarta. Va. Questa? Ok. Poi la mano su due, giusto? Ma basta passare l'ombra, passare l'ombra. Questo controllo insieme non si può stare perché due poli così due questi non stanno insieme quindi se non mi fa grazie di cuore, no, ma sono cose molto semplici perché saremo cose molto più interessanti, grazie di cuore, aspettate un attimo che arriva il bello, allora aspettate, non